Stasera presentiamo questo musical dedicato a San Giovanni Bosco come sacerdote della carità nella promozione umana. Certamente è un momento molto importante per la nostra comunità parrocchiale, soprattutto per quanto riguarda la pastorale giovanile di questa parrocchia. I nostri giovani, non solo quelli che vedrete sul palco, ma anche quelli che stanno dietro le quinte, quelli che hanno lavorato e che quindi voi stasera qui non li potete vedere, è stato soltanto un impegno per poter trasmettere a questa comunità la gioia della vita. E la gioia della vita è il sapersi amare, il sapersi donare totalmente per Gesù Cristo nella persona. Dedichiamo noi questo musical ricordando alcuni figli di questa comunità parrocchiale che in tenera età e nel più bel fiore della vita terrena hanno lasciato questo mondo per poter con la preghiera davanti alla Trinità Santissima sostenere i nostri giovani. Noi vogliamo onorare la memoria di Greta Lobue, di Ciro Greco, di Luca Favia, di Angelo Sclafani. Sono nostri fratelli e nostra sorella che nel tempo della loro dimora in mezzo a noi si sono prodigati per questa comunità. Ed io, come indegno vostro sacerdote, a loro ho affidato i giovani di questa parrocchia, affinché loro possano sostenere questi compagni con la preghiera. Ed allora non voglio dir più nulla, perché l'emozione vince ogni cosa stasera. E quindi ci mettiamo in atteggiamento di ascolto, di partecipazione con il silenzio chiaramente, per poter vedere, gustare, per poter vivere la fede. La fede che stasera ci viene trasmessa dai nostri ragazzi. Loro stanno evangelizzando questa comunità e la stanno evangelizzando al modo dei ragazzi, al modo del mondo giovanile. Qui stasera si sta annunziando Gesù Cristo. Qui stasera si sta trasmettendo la gioia di essere cristiani, la gioia di vivere la vita in Cristo. Affidiamo questo impegno di stasera, affidiamo i nostri giovani alla Beata Vergine Maria. È lei che ci ha convocati. Per noi comunità parrocchiale, questa è la 7ª festa parrocchiale che in questi anni abbiamo celebrato. E nell'affidare al cuore immacolato di Maria i nostri ragazzi, chiediamo a San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, di vegliare su di loro e di sostenerle in questo momento molto gioioso, ma anche pieno di tribolazione e di emozione. Un applauso ai nostri giovani di incoraggiamento. Thank you.
Quando avevo 9 anni ho fatto un sogno. Ho sognato dei ragazzi che giocavano per strada. Erano poveri, violenti, malconci, ma con tanta voglia di vita. Ad un certo punto nel sogno mi compare una figura maestosa che mi dice: con la carità e la pazienza dovrai conquistare questi ragazzi. E un'altra signora bellissima, altrettanto maestosa, mi dice: sii umile, forte e robusto e col tempo capirai. Che cosa c'entravano queste due figure gigantesche con questi ragazzi? Guarda caso, qualche giorno dopo mi trovavo per strada e ho incontrato dei ragazzi che sembravano proprio usciti da quel sogno. Giocavano con una biglia di vetro. La lanciavano lungo il selciato, facendolo rotolare fino a farla sbattere al muro. È un gioco semplice, umile, ma che li teneva in allegria. Ad un certo punto la biglia di vetro, invece di sbattere al muro, prende un sasso e devia il suo percorso fino a finire in una fogna limacciosa che correva lungo il marciapiede. Un ragazzo la raccoglie, cerca di pulirlo col giacchettino, ma senza grandi risultati, e la guarda. La biglia di vetro non è più lucida. Era come se l'allegria fosse scomparsa. Era come se la biglia di vetro non avesse più il potere di brillare al sole. Il ragazzo la intascò, si rivolse verso i ragazzi e gli disse che il gioco era finito. Forse era arrivato il momento di rincasare, ma io vedi qualcosa in più su questo gesto. Come una presa di coscienza, sì. Perché i ragazzi avevano giocato fin quel momento in un selciato pieno di sterco di cavallo, di immondizia, e l'unica cosa che avevano di pulito era proprio quella biglia di vetro che adesso era sporca come tutto ciò che gli stava intorno. Fu allora che mi ricordai di quelle parole che mi avevano detto quelle due figure nel sogno, e ho capito di cosa avevano bisogno questi ragazzi. Avevano bisogno di un posto pulito dove giocare. Un posto dove lanciare la biglia di vetro che brilla al sole mentre rotola senza senso fino a sbattere al muro. Insomma, avevano bisogno di un posto speciale, un posto tutto per loro. Studio, educazione, formazione dei futuri artigiani del paese, recupero giovani emarginati, intervento capillare sulle classi meno abbienti, non è un fatto di beneficenza ma un sensato investimento. Le solite lettere di Don Bosco. E ascolta, oratori, ancora più oratori per la gioventù abbandonata e pericolante. Pericolante? Ma neanche fosse un abbaino. E senti, San Francesco di Sales è un punto di riferimento importante e fondamentale. Studio, attività ricreativa, professione, altri oratori per i ragazzi più abbandonati a se stessi, eccetera, eccetera. Ci guadagneremo tutti, ci guadagnerà Dio. Eminenza, perché continuiamo a leggere queste lettere? Già le conosciamo. Sì, ma senti questa che dice, senti che dice qua. Eccetera. Dunque, ecco il sistema di prevenzione. Ah, ecco qua. È meglio prevenire con l'educazione che punire a danni fatti. Ma che te ne pare? Mi pare un concetto un po', che so, moderno. Ecco il punto. E noi lo vogliamo il troppo moderno? Ah, io non lo so, Eminenza. E voi? E nemmeno io. E meno io. Senti che dice. Istruzione, formazione professionale. Ancora formazione professionale. Che parolone. Senti, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro mediante l'insegnamento di un mestiere ben preciso e qualificante, eccetera, eccetera. I giovani con un contratto di apprendistato. Ma questo è un prete o un sindacalista? Infatti, senti. Orari di lavoro ben precisi, paga garantita, eccetera, eccetera. Riposo settimanale, ferie, garanzie per la salute. Ed è peggio di una rivolta operaia. Ecco, questo è il punto. Noi di corsa dobbiamo andare a sottoscrivere un altro ennesimo esborso in favore di Don Bosco. E perché di corsa?
E perché? Perché di là c'è la madre che aspetta. La madre? Sì, sì, la madre di Don Bosco. E chi aspetta? Come che aspetta? Aspetta i soldi. Accidenti, vanno subito al dunque questi. Eh sì, e ancora una volta, non gli bastano i soldi, non gli bastano per costruire chiese mastodontiche, per l'apprendistato, e dulcis in fundo lo sai che cosa? Le ferie. E allora? E allora? Allora io per il momento i soldi glieli do. Ecco. E non è la prima volta. Vuol dire che sbagliando si impara. Sante parole, Eminenza. Poi me le... Margherita! Eminenza reverendissima, serva vostra. Margherita. Ascoltate, aspettate un momento, che noi andiamo dal padre contabile per vedere come fare la plasse per questo ennesimo, diciamo, questa ennesima donazione in favore degli oratori. Grazie, Eminenza, grazie come sempre. Appunto, come sempre, come sempre. Grazie, grazie. Ma noi facciamo solo del bene, Eminenza. Lo so, donna Margherita, lo so che facciamo del bene. Oggi del male lo faremo solo al padre contabile, che appena vede queste cifre, chissà che strazio! Sai che strazio? Non ce la possiamo fare. Cosa può fare un uomo per la sua vita? Trovare la sua vita nella vita degli altri. Perché lui combatte per i giovani e non assiste i vecchi, i malati, i lebbrosi? Perché lui è per il futuro. La ricerca di un sorriso. Pensa che i giovani tolti dalla strada impareranno più in fretta il futuro e insegneranno il mondo, il giusto, il lavoro, la creatività, la famiglia, la crescita sana dei figli, l'educazione, insegnare Dio e il bene. Quindi perché hai inventato un oratorio? Perché l'oratorio è innanzitutto gioco e aggregazione spontanea. È come se la natura stessa spingesse i ragazzi ad incontrarsi senza particolari logiche, ma per istinto innato. E così l'oratorio diventa scambio di conoscenza, cultura, festa puramente fisica. È comunione, è gioia e allegria del vivere insieme. Ma è utopia tutto questo? O forse è solo il sogno di occhi aperti di un prete? L'azione grandiosa di quel prete, figlio mio, è la semplice realizzazione di un'idea umile, tempo stesso spettacolare. E tutto è nato in una strada qualsiasi, una strada popolata da strane figure, piccoli, ranocchietti, sporchi e seminudi, in cerca di cibo e di avventure sbagliate. Ed è proprio lì, su selciato bagnato e sporco di quella strada qualsiasi, che il mio Giovannino ha sentito la voce di Dio che lo chiamava e gli chiedeva un aiuto. Cos'è questa tua strada che ti balla e ti spalla? La vita ti distorce, poi di squame ti vesti. Ti strilla, te sei niente, ti sputa nelle orecchie. Le speranze sono ratte come tira di tornare. Ti sballi, ti strisci, ti convinci di te stesso. Il buio che non molla e la strada ti fa festa. E allora ti colleghi e tu credi che sia giusto. Questa notte che sbatte, ti succhia e ti fa l'esso. Strada non lo chiede, le puzzle non crede, ti spalla, ti conquista, ti mette sulla lista, ti droga, ti stronca, a niente la vergogna, la strada la toponia, ti trama, ti chiama, poi ti imbroglia, ti uccide senza scusa e succede che succede, che cade e poi muore, crocifisso sulla strada, crocifisso senza croce, la strada deve essere tua, crocifisso senza croce.
conta tu. Se c'è chi ti accompagnerà, se c'è la voglia di percorrere la via, sogno parli, figlio mio. Qui, se non intervieni alla Santa Provvidenza, io non vedo proprio alcuna alternativa. Mamma, quando mi rimproveri e mi addossi problemi, io so che lo fai per incoraggiare. Lo so, figlio mio, ma questi sono grossi problemi. Ma non sono grossi problemi, sono dei piccoli contrattempi, e poi non ci sono i soldi del cardinale. I soldi del cardinale? Ma se sono finiti nel tempo di un amen? Poco male, mamma, poco. No, figlio mio, poco male niente. Col tuo sistema di minimizzare tutti i problemi che ci sono, io non vedo proprio dove andremo a finire. Altro che piccoli contrattempi. Qui, se non interveniamo subito, questo oratorio finirà che andrà a scatafascio. Stai tranquilla, mamma. Lo sai che nei momenti più bui la provvidenza non ci ha mai abbandonato. Vabbè, rimettersi alla Santa Provvidenza, ma cerchiamo almeno di andarle incontro. Mamma, abbi fede. La provvidenza si chiama proprio così perché è lei che viene incontro. È lei che provvede, è lei che bussa alla porta. Oddio, la provvidenza. Se Dio vuole, speriamo proprio di sì. Chi è che bussa? Il padre con della divina provvidenza. Hai visto, mamma? Cosa t'avevo detto? Avanti, reverendo. Ne ho trovati altri due. Oh, grazie, reverendo. Erano di giù che raspavano nella spazzatura come fossero polli raspanti. I polli sono ruspanti, non raspanti. Ma chi l'ha fatto questo padre? È il cardinale, chi l'ha fatto? Ecco. Le ho portate a lavarsi, Dio solo sa quanto erano sporchi e secchi. Le vado a lavare, vi aiuto. Grazie, reverendo. Hai visto, mamma? Questa è la provvidenza. Ci ha portato altre creature di Dio. Sì, lo so, altre due bocche da sfamare e altre due pance da riempire. Altri due cuori da arricchire, da riempire, altri due menti da far maturare, altri due corpi da far crescere, far studiare, far lavorare. Come la chiami questa, mamma? Come la chiamo? La chiamo vita, figlio mio. La mia vita. E la tua sono qui per rendere la loro vita più bella e più buona. E se noi seguiteremo a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, avremo fatto il lavoro più bello del mondo. Amen, figlio mio. Dove vai, mamma? A cercare altre due paia di scarpe. Questa è la mia mamma. Quanto le voglio bene. Addirittura mi dicono che fa dei prestigi, dei giochi di prestigio ai ragazzi. E cioè fa sparire loro le carte e poi gliele fa ricomparire nelle loro tasche. Fa sparire anche i soldi. Se è per questo quello le fa sparire anche a noi. E poi i suoi miracoli favolosi. Quali miracoli? Come quali miracoli? Quello delle tre mollichelle. Non lo conosci? No, e sarebbe? C'era un bambino molto malato, al quale il medico aveva dato pochissime speranze. Oh, poverino. La mamma, disperata,
afflitta, non avendo i soldi per comprare le medicine, che fa? Va da Don Bosco, gli dice che non ha i soldi per comprare le medicine e Don Bosco lo sai che fa? Che fa? Prende la mollica di una pagnotta, fa tre pallottoline, gliele mette in mano alla mamma del bambino e le dice: signora, date queste tre pastiglie a vostro figlio e vedrete che lui migliorerà. Alla faccia del mago! Tu non ci credereste. Il bambino è guarito del tutto. Ti pareva? Sì, sì, del tutto. Miracoli, miracoli da saltimbanco. Trucchetti da circo equestre. E se vi dicessi che il bambino è guarito veramente? E non per le tre mollichelle, ma per le due salve regine che la madre ha recitato con tutto il cuore. Ma che, non prendetevi gioco di noi, Don Bosco! Diteci piuttosto da che parte state. State dalla parte del bene o dalla parte del male? La religione è preghiera, sacrificio, astinenza e fede. Non gioco, divertimento e correre sempre dietro un pallone. Da che parte state? State con noi o con i vostri oratori quasi laici? Difendete la vostra chiesa. Questa tonaca è stata sporcata con il sangue provocato dalle cannonate austriache. Sì, sì, siamo noi, solo noi, i veri seguaci della fede, caro mio amico rivoluzionario. Caro mio, una tessera l'ho anch'io e ho anche una bandiera, la più grande, la più vera bandiera che ha espugnato questo cuore mio. Caro mio, un partito ce l'ho anch'io. Partendo una corrente che ha rubato la mente che vive solo di idee.
Il pane. Il pane è la cosa più bella che ci sia. Il pane è la prima cosa che ti chiede un povero. Il pane sull'altare diventa la carne di Cristo. Il pane, a prima vista, sembrerà un supporto con il quale abbinare ogni altro cibo. E non ci si rende conto, invece, che è tutto il resto del cibo che fa da contorno al pane. Il pane che nasce dalla terra e si fa biondo brando di spighe accarezzate dal vento. Il pane è figlio del grano, cresciuto e innaffiato dalle lacrime degli angeli. Il pane è scaturito da una manciata di semi, chiusi nel pugno di un contadino che li lancia sotto il sole. Il pane è figlio del grano, cresciuto e innaffiato dalle lacrime degli angeli. Il pane è morbido, è robusto e ti sazia subito quando ti scende nello stomaco e spesso ti fa capire che stasera a cena ci sarà solo lui e nessun altro cibo. E stasera il pane non c'è, stasera non c'è nemmeno lui. Dov'è finita la pietà di Dio? Mamma, che succede? E che succede, figlio mio? Succede come al solito bagnato, di là nella credenza guardato e ci sono solo 5 pani. Ah, ma allora siamo a cavallo. Pensa che Gesù, dopo il discorso della montagna, aveva soltanto 5 pani e 2 pesci. Vabbè, partiva avvantaggiato, ma del resto era Gesù. Lo so, ma Gesù fa i miracoli, mentre noi... Noi no, ma la provvidenza sì. Rida, questa provvidenza. Ah, ma io credo che tu ti sia semplicemente sbagliata a contare le pagnotte, quindi se vai di là, vedrai che ci sarà da mangiare per tutti quanti. Io credo che ti sei sbagliato tu. Io le ho contate e ti dico che sono solo 5 pagnottelle. Fammi il favore, mamma. Vai di là e le riconti. Di nuovo. Che pazienza. 1, 2, 3, 4, 5. Miracolo! Miracolo! Si sono moltiplicate le pagnotte. Mio figlio è un santo, mio figlio. Con certe affermazioni, perché le pagnotte c'erano, ma anche se non ci fossero state, è tutto merito alla provvidenza. No, avevi ragione tu, figlio mio, avevi ragione tu, non sono 5 pagnottelle, ma sono almeno 400, le ho contate. Ma ci credo, altrimenti come avremmo potuto fare mangiare tutti questi ragazzi? Ma ti rendi conto, questo sì che è un vero miracolo, è un miracolo. Ma non è un miracolo. Ti dico che è un miracolo. Non è un miracolo, anzi il vero miracolo è che tu sei riuscita a contare 400 pagnotte in 5 secondi netti. Questo è il miracolo. Hai sempre voglia di scherzare. Io ti dico che è un miracolo. Non è un miracolo, è uno dei miei soliti giochetti da prestigio, da circo, è questo. Strane premonizioni dentro me, brividi di mistero. Che cos'è? Impressioni a fior di anima, un presagio sospeso, lievità.
Bravi ragazzi, grandi. Siamo cadenti! Con questo spettacolo mi avete proprio emozionato. È stato bellissimo, sono senza parole. E allora, sapete cosa facciamo? Ci andiamo a lavare le mani e andiamo a mangiare. Ma perché è arrivato il pane? Certo che è arrivato il pane. Ma prima non c'era. Ma adesso c'è, forse voi non ci crederete, ma è arrivata da un'antica credenza tutta piena di tarli. Come si fa a capire che ci sono i tarli? È perché si sentono che rosicano. Rosicano? Rosicano, rosicano. Voce del verbo rosicare. Io rosico, tu rosichi, egli... Rosicchia! Ah, siamo a posto con i verbi qua. Allora facciamo una cosa, andiamo a mangiare e poi si va a studiare. No! Sì, si va a studiare. No? Allora no. Facciamo il gioco della monetina. Se vinco io si va a studiare. Se vincete voi si va a giocare. Destra o sinistra? Destra. Sinistra. Io rosico. Sì, tu rosichi e io rosica. Noi rosichiamo. Voi rosicate e si rosicano. Eccola l'allegria, l'allegria. Ce l'ha sempre sulla bocca questa parola il mio Giovannino. Lui dice che l'allegria non è stato effimero e passeggero. L'allegria è un regalo da conservare e da utilizzare. È un regalo in un pacco che si scarta da solo quando si è sicuri che oggi è una bella giornata, che c'è Dio in salute, che non c'è pianto e nessun danno, o pensiero oscuro per l'inferno, di terrore per la morte. L'allegria e la sicurezza gioiosa che si esiste. E l'allegria che si confidi sempre in essa. E quel nostro inspiegabile buon umore che a volte senza preavviso ci aggredisce e ci pervade. Peccato che per molti dura poco. Peccato che se non la curi vola subito via come una rondine. E poi per farla tornare sarà come aspettare che ritornino le rondini a primavera. Ecco forse che cos'è l'allegria. È un tuffo nella primavera dell'anima. È la gioia improvvisa che ti dà la riscoperta della tua innocenza. Ecco perché i ragazzi, ecco perché quegli innocenti ridono, giocano, scherzano e sono allegri più di tutti. Per loro l'allegria è tutto e in un attimo sono capaci di riconoscerla ovunque. Proprio come quell'eterno bambino del mio Giovanni. Per lui l'allegria passa persino quando dorme, perché la incontra anche nei suoi sogni.
Vabbè, andate a studiare, dai, andate a studiare. Cos'è la vita? La vita è un portafoglio. È un portafoglio che Dio ci ha dato da quando siamo nati. Ce l'ha messo in tasca e ci ha detto spendilo tutto, ma spendilo bene. E io vi dico che la vita non è da vivere, è da spendere. In ogni faccia della banconota c'è stampata la faccia dell'amore. Ora, se voi siete dei bravi investitori e volete far aumentare, ecco, la quantità delle banconote, cosa fate? Investite. E io il mio investimento l'ho fatto sui giovani. Perché? Perché loro hanno dalla loro parte il tempo. È come se io comprassi, invece che una pianta alta 10 metri, una piantina piccola così. Ma non perché costa di meno, ma perché io la pianterò con la giusta esposizione al sole, la innaffierò al momento del bisogno, la poterò al momento giusto. Insomma, con me questa pianta crescerà bene, come cresceranno bene questi ragazzi se voi li aiuterete a percorrere la strada giusta. Ragione, amorevolezza, religione, percorrendo queste tre vie germoglieranno nei ragazzi quei sani principi che serviranno per lo sviluppo industriale del loro cuore, che porteranno poi a incredibili risultati. Poi la banconota dell'amore è una banconota universale che vale in tutti i paesi. E se voi siete stati dei bravi investitori, vi ritroverete alla fine del viaggio della vostra vita con il portafoglio pieno pieno di banconote. Perché più amore avete dato, più amore è stato ritornato. E allora, se poi non sapete veramente dove mettere più queste banconote, mettetele pure in banca. Tanto si sa, la banca del cuore non chiude mai. Lo sapevo che andava a finire così. Lo sapevo anch'io che alla fine a rimetterci la faccia eravamo solo noi. Oh, Don Bosco fa troppo. Adesso si è inventato pure i volantini pubblicitari per diffondere le sue iniziative e far conoscere a tutte le sue iniziative. È chiaro che poi nascono i dubbi. Senti che dice questa lettera. Nutriamo seri sospetti che ottenga tangenti dal lavoro dei suoi ragazzi. Santo cielo, per carità, io questo lo escludo. Ma lo escludo pure io. Però intanto a queste persone il sospetto ci viene. Ma perché vuol far così tanto? Ha aperto già degli oratori e insegna i mestieri più utili così sottraendo i ragazzi alla delinquenza e alla fame. Ma cos'altro vuole? Ma cosa vuoi che ti dico? Vorrà semplicemente incentivare i suoi sforzi, le sue iniziative, vorrà espandersi. O forse vorrà fare carriera. Carriera? Certo, da parroco a monsignore. Tu dici? Dico, perché no? Ma sai che non ci avevo pensato? Don Bosco monsignore. Beh, dopo tutto sommato, perché no? Se lo meriterebbe pure. Tu dici? Dico. Questa è bella, Don Bosco monsignore. Superiore,
Giovannino, io non ce la faccio proprio più. La grondaia è di nuovo crollata per la pioggia di ieri. I soldi sono tutti finiti e i ragazzi di là, giocando alla lotta, si sono strappati tutti i vestiti che avevano addosso. Mamma, sono ragazzi, lo sai. E per loro la lotta è un gioco e la festa al posto del pianto. E lo so, figlio mio, ma io non ce la faccio proprio più. Mi sembra di aver fatto già abbastanza e credimi, sono molto stanca. Vorrei andarmene. Mamma, cosa hai appeso al collo? E che cos'ho, Giovanni? La croce, ti ricordi? La croce che mi hai regalato tu. E che cos'è la croce? E la croce è il nostro Signore Gesù Cristo. Lui e la croce sono la stessa cosa. Hai visto che ci sei arrivata? La croce non è solo un simbolo, ma è l'insieme di tutto. E lo so, figlio mio, e lo so, ma poi non lo so cosa c'entra adesso la croce, dimmi. Guardala meglio, cosa vedi oltre la croce? E che vedo? Vedo il dolore e la sofferenza. Vedo la morte e la risurrezione. Vedo il sacrificio. Vedi che ci sei arrivata, mamma. Il sacrificio. Gesù Cristo si è sacrificato nella maniera più estrema per noi. Noi, umili bestioline di Dio. Ragione, Giovanni, hai ragione. Forse proprio come dovremmo fare di noi, noi con quegli scriccioli di là che vogliono i vestitini nuovi. E allora cosa dobbiamo fare, mamma? Troveremo i vestitini nuovi, figlio mio. Hai ragione tu. La nostra è una croce molto più leggera rispetto a questa qui. Forza, forza, mamma. Non mi lamenterò più, figlio mio, perdonami. Vado a prepararmi per la messa. Sì, mamma. Abbiamo tanto da fare. Vai, figlio mio, vai. C'è permesso? C'è nessuno? Eminenza reverendissima. Ama Margherita, serva ma vostra. Ci siete? Serva vostra. Sì, ci sono. E già so anche perché siete qui. Il Giannetto me ne ha parlato. Ah, meno male che me ne ha parlato. Guardate, mi ha lasciato questa sedia così, come la vedete. Ecco. E lo so, Eminenza, però voi non lo dovevate licenziare. Ma io non l'ho licenziato, io l'ho semplicemente rimproverato. E lo sappiamo che il Giannetto è un bravo falegname uscito da uno dei vostri laboratori specializzati di apprendistato. Potete ben dirlo. Il ragazzo ha solo 16 anni ed è già considerato il più falegname del quartiere. Eccolo il vostro artista, eccolo. Guarda, fai vedere. Ma ancora? Fai vedere. Ma lui mi ha spiegato... Avete visto? L'ho capito, ma lui mi ha spiegato tutto. Il contratto di lavoro che con la nostra consulenza gli avete fatto parlava solo di 8 ore giornaliere. Ma il lavoro era quasi finito. Solo che allo scoccare dell'ottava ora lui ha posto di rifinire il lavoro, ha rifinito questa zampa, ha mollato tutto e se n'è andato. Ma lui dopo l'ottava ora aveva qui da noi l'ora di catechismo. Ma era quasi finito. E lo so che era quasi finito. E mi ha detto che ve la completerà domani, sempre che voi non lo vogliate licenziare comunque. E torna, non lo voglio licenziare affatto, io voglio finita la sedia. E poi vederla è molto bella, è molto bella. Certo che è bella, guarda. Guardate quanto amore e cuore ha messo nelle curvature del disegno. Sì, che è bella. Intarsio, guarda che bello, guarda, eh. È solo che è bella, è solo che balla. Lo so che balla, io non lo so. Per favore, voi non lo dovevate licenziare. Ma vi ho detto che non l'ho licenziato, l'ho semplicemente rimproverato. Ed ecco però a che cosa serve il catechismo. Se il Giannetto lo studiasse il catechismo qui da noi, con la passione che mette per poter eseguire questo intarsio, come avrebbe fatto? Ditemi, come avrebbe fatto? Non lo so. Lo capisco, però... che la mia è una predica da parrocchia, però l'intarsio è veramente bello. Sì, è bellissimo. A proposito di parrocchia, avete saputo cosa dicono di voi? Che cosa dicono? Dicono che sottraete ragazzi dalle altre parrocchie perché qui sono attratti dall'oratorio e dal gioco. Ma questo oratorio è tale e quale una parrocchia. Qui si studia, si lavora, si dice la messa. Sì, e si gioca. E si gioca, appunto. E poi sapete cos'altro dicono? Ancora, cos'altro dicono? Dicono che i vostri ragazzi
Vanno dietro a un pallone e non pensano a quello che debbono fare. Oh mio Dio, e poi si sente dire che obbediscono ciecamente agli ordini di Don Bosco. Ma quali ordini? Quali ordini? Lui indica ai ragazzi semplicemente la via. E se Don Bosco volesse inventarsi un'insurrezione? E se invece del crocifisso mettesse in mano ai ragazzi un fucile? Altro che insurrezione, sarebbe rivoluzione. Permettetemi di dirvi che state veramente esagerando. Esagerando? Esagerando, certo. Sì, esagerando. Certo. Ancora. Sentite che dice qua. Che dice? Sentite. Ah, sentite. Oh mio Dio, ancora un'altra lettera. Sì, altre lettere. Dunque, eccellenza illustrissima, cominciamo a nutrire notevoli perplessità sull'operato di Don Giovanni Bosco. La Chiesa deve provvedere a tenere sotto controllo la nuova pericolosità attività di questo prete pazzo. Capite? Avete capito? Pazzo. Gli danno pure del pazzo? Ma con tutti i problemi che sta dando il colera a Giungità, io non vedo come la gente trovi il tempo di insinuare simili affermazioni così prive di ragione. A proposito, io lo so veramente che ho fatto troppo per i malati di colera, lo so. In città ho visto alcuni di questi ragazzi al lavoro e devo dire che state facendo davvero molto. E lo so anch'io, però sapete, siamo troppo pochi, siamo pochi. Va bene, adesso è inutile che continuiamo a parlare della sedia, vuol dire che quando ritornerà Giannetto e completerà l'opera ce ne andiamo. Grazie, Eminenza, grazie come sempre. In fondo cos'è una sedia di fronte al colera? Però è bella, è bella. Sì, è bella. È solo fatta con l'amore, lo stesso amore che dobbiamo usare per sconfiggere il colera. Ah, certo, la cosa per noi è gravissima questo colera. Sì, dicono che sono come una maledizione del demonio, e dicono che, non so, dicono che verranno fuori paese delle creature, non so, tipo del colera, non so cosa... E davvero fa paura, neanche le parole. E voi vi preoccupate ancora per questa sedia? È sì, molto bella. Però è molto veramente bella la sedia. Sì, è molto lo so. È molto bella. Venite. Inginocchiatevi, per favore. Voi siete i primi salesiani del mio cuore. Voi, figli di San Francesco di Sales, siete discendenti del suo sale da spargere. Ne spargerete di sale, ne spargerete su tutta la terra, come tanti apostoli di Cristo. Tempo fa abbiamo fatto una promessa insieme. Quella di andare incontro al prossimo con tutte le nostre forze e con la carità. Ma adesso in città c'è il colera, che detta legge, ed è lui il nostro nemico. Quindi adesso
Andare incontro al prossimo vuol dire andare incontro al sofferente, per alleviare la loro malattia e la sua sofferenza, con la fede e il coraggio. Questa è una bottiglietta d'aceto. Vi laverete le mani dopo aver toccato un malato, un moribondo, un defunto. E questa è la coroncina della Madonnina Ausiliatrice, che vi proteggerà anima e corpo dal contagio. Se userete queste due armi, la fede poi farà il resto. E io vi posso assicurare che nessuno di voi si ammalerà. Adesso organizzatevi in gruppi. Siete un centinaio, ma sembrerete più di 1000. E adesso alzatevi per la benedizione. Che Dio vi aiuti e vi benedica. Andate. Perché Dio ci regala il colera? Forse per farci vedere che muoiono noi gli altri e noi no. Un senso, il senso di Dio c'è. I nostri cari, la gente che conosciamo, vecchi, innocenti, se ne vanno per sempre. Noi no. E così noi da vivi conosciamo molto di più che cos'è la morte. Parliamo, ci balliamo con la morte senza che ci catturi. Ringraziamo Dio perché siamo ancora vivi. Ma forse sbagliamo. Questo ed è troppo poco. Dovremmo ringraziarlo soprattutto perché conosciamo molto più da vicino come siamo. Siamo noi la vita che dà la vita alla morta. Perché loro innocenti muoiono e noi peccatori no? Amerò di più Dio per questo?
solo per avermi immeritatamente scelta, risparmiata, perdonata. Forse sì. O forse capirò solamente che cotta vita, che ci fa ancora dono di se stessa, ingrandendoci il cuore, solo perché abbiamo per un attimo saputo dialogare con sua sorella morte. La vita è bella e l'aldilà è ancora più bella. Ma allora perché la soglia che separa questi due mondi è buia e ci fa paura? Perché sono necessari dolore e terrore per oltre questa soglia? Che è il grido straziante del colera e non un semplice amen? E questo forte ballo angosciante che si fa con la morte da vivi mentre che si osserva chi muore? Se di colera si muore, di preghiera e di speranza si vive per riuscire a ballare con la morte. Lei nutre la vita che ancora vive negli altri e poi spegne un grande fuoco per riaccendere mille candele. Soffrono i vivi più dei morti, soffrono i vivi come durante il travaglio di un parto che li fa rinascere e soffre anche Dio con noi che rinasce con noi, in noi che siamo ancora qui grazie a Lui. Devo ringraziarlo anch'io per tutto questo? Devo ringraziare Dio per il colera? No, io devo ringraziare solo Dio per la vita e per sua sorella morte. Grazie a Dio il colera è stato battuto. Grazie a Dio e grazie a tutti. Però dobbiamo ammetterlo, i ragazzi di Don Bosco hanno fatto troppo. Don Bosco dice che però la mano più grande gliel'ha data proprio la Madonna, tant'è vero che adesso per ringraziarla vuole costruire una bellissima chiesa per lei e la chiamerà Santa Maria Ausiliatrice. Santa Maria Ausiliatrice, lo sapevo, ma voglio vedere dove va a trovare ora i soldi, io non gliene do. Ah, perché non lo sapete? Cosa? Per trovare i soldi adesso si è inventato anche una lotteria. Una lotteria? Sì, una lotteria con tanti di premi di consolazione, sì. Voglio vedere chi consolerà lui quando vedrà che non troverà i soldi. È difficile, caro mio, trovare i soldi. E oggi le chiese belle costano. È vero che costano. Speriamo che anche stavolta la Madonna lo aiuti. Oh, glielo auguro se è per questo. Costruire la più bella chiesa mia, dove dopo tutti quanti e tutti insieme voglio renderai
quanto è mamma la mia mamma. Mamma Margherita, come la chiamano i ragazzi. Lei li fa sentire in famiglia, nella loro famiglia, nella nostra famiglia. E lei non sa scrivere e leggere, eppure è la più brava insegnante che io conosca. Poi con i più piccoli è veramente insuperabile, specie quando li incoraggia a crescere e a migliorarsi. Però, oppure quando gli insegna il catechismo del cuore, con Dio non si scherza. È una frase che ripete sempre, ragazzi, per fare capire che nella vita il male può essere dietro l'angolo. Eppure la frase che io preferisco del catechismo del cuore è quella che una volta disse al piccolo Luigino, che con molta tristezza si guardava davanti allo specchio e con la sua manina si contava le toppe che tappezzavano la sua maglietta di lana. Mia madre lo vide, ne ebbe compassione, gli si avvicinò, lo abbracciò e attraverso lo specchio lo guardò e gli sussurrò all'orecchio questa frase: che importa avere una maglietta nuova, bella, quando dentro l'anima è brutta? Il piccolo Luigino sorrise e da quel giorno non aveva più una maglia tutta tappezzata, ma aveva una maglia nuova, fresca di bucato, proprio come la sua anima. Hai saputo? Sì, ho saputo. Mamma Margherita è morta. Mi dispiace veramente tanto. Era una donna forte. Si faceva in quattro per il figlio. Povero Don Bosco. Come farà adesso senza di lei? Non preoccuparti. È un uomo forte. Ce la farà. Andiamo a pregare. Per mamma Margherita? Sì. Andiamo per a pregare. Per mamma Margherita. Sono qui, come una vela spenta senza vento. Qui, io sto così, con l'anima stracciata e sanguinante qui. E il cuore sembra ormai l'ultima foglia sopra un ramo spoglio. E aspetto solo ormai il primo vento che mi coglierà e il vuoto mi darà. Senza di te divento un angelo che ha perso le ali. Senza di te si è seduto qui, come fiammella mentre soffia il vento, e aspetto solo ormai il vento freddo che mi spegnerà e niente resterà. Yeah.
Adesso anche le suore, ci mancava questo. Senti qua. Quando sono stato ricevuto da Sua Santità, egli mi ha testualmente detto: il vostro disegno mi pare secondo Dio. Penso che queste suore debbano avere per scopo principale l'educazione delle fanciulle, come fanno i salesiani per i ragazzi, in quanto al controllo dipenderà da voi e dai vostri successori. Hai capito? Questo l'ha detto il Papa. Ah beh, niente da eccepire allora. Pio IX. E poi senti che dice a proposito delle scuole di cucito. Ha messo su dalle suore per le ragazze. Piccolo laboratorio di sartoria si trasforma spesso in casetta di accoglienze per bambine povere, bambine orfane, eccetera, eccetera. Ah, ecco qua. Suor Maria Mazzarello, madre con un innato senso del sacrificio, insiste sempre nel dire che le sue sartine lavorano per il Signore. E mi ha detto una frase molto bella: ogni punto è un atto d'amore di Dio. Ogni punto? Sì, nel senso ago e filo. Siamo in sartoria. Ah, non avevo capito. E poi senti che dice qua. Eccetera. Allora? Aspetta, il primo incontro, Suor Maria Mazzarello, è stato bellissimo. Bellissimo? Sì, così dice, bellissimo. Ci siamo trovati subito d'accordo sullo spirito dell'oratorio. Ma un oratorio per fanciulle? Ebbene sì, dice che allevano anche i bachi. I bachi? I bachi da seta, per fare la seta, no? Che schifo! Ma che... E poi, senti, tra me e questa santa donna è scattata un'intesa che ci unirà per sempre, e le figlie di Maria Ausiliatrice saranno la nostra seconda famiglia per sempre. Per sempre? Sì, così c'è scritto, guarda. Per sempre. E io glielo auguro. Oh. Per me. Chissà cos'è Marinella, questa vita data a me, se poi c'è Dio che la vuole data a lui, però non è la mia fede è una follia, se per lui muoio. Se lui dà quello che darò per lui, io sarò la più bella stella sua. Per lui.
Non c'è bisogno di chiedere aiuto a Dio per poter cucire le cose come si deve. Cucire è un compito di noi esseri umani. Cucendo salviamo questi ragazzi dalla vergogna, altrimenti gli occhi della gente vedrebbero prima lo strappo e poi la persona. E senza vestiti fa freddo e di freddo si può morire. Cucire è un gesto banale, ripetitivo, ma è già una salvezza, è già una speranza, è Dio che ci ha perdonato. Allora bisogna fare in fretta, bisogna fare subito. Ti rendi conto, ormai quest'uomo non sa più cosa fare per farmi perdere le staffe. Non lo so, senti che dice in questa lettera, senti, dice in un suo oratorio il numero dei ragazzi laici tra insegnanti, catechisti e volontari è addirittura 6 volte quello dei preti, ed io li ho visti, sono ragazze indisciplinate, chiassose, giocano con i ragazzi, fanno troppa confidenza danno. Beh, evidentemente però Don Bosco corrono. Ma il problema delle toniche
è quello più grave. Questi laici ingovernabili dal punto di vista religioso e morale potrebbero insegnare ai ragazzi chissà che cosa. Ah, io non esagererei. Don Bosco li ha sempre osservati da vicino. No, no, no. Don Bosco li appoggia, si fida ciecamente, si fida troppo. E lui poi ha tutto altro da fare. Pensa alle figlie di Maria Ausiliatrice, pensa a raccogliere soldi per fare chiese mastodontiche. I soldi per costruire chiese mastodontiche, e quindi fa fare ai laici il lavoro che dovrebbe fare ai preti. Andando così insegnerà loro a dire pure messa. Ma santo cielo, io questo lo escludo proprio. No, 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 oramai ne ha fatte veramente troppe. Lo so, e so anche che non gliene perdonerete una. È perché ormai non mi fido più di lui, non mi fido più di lui, non ci credo più. Ma te lo ricordi che per fare raccogliere i soldi si è inventato pure il sorteggio, si è inventato pure le lotterie? Le lotterie, precisamente, le lotterie. Ma per pagare l'affitto. Boh. Fino a poco tempo fa. Ma l'ultima che ha fatto. L'ultima che ha fatto. Sì, è stata veramente la più grossa. Lo so. La più grossa. Lo so, gliela perdonerete mai. Lo so, ma ti rendi conto? Ha scritto al Papa. Al Papa! Dicendo che il posto che io occupo qua, lo occupo grazie a lui. Beh, in effetti lui all'epoca intervenne per voi. No, nessuno intervenne per me. Se io occupo questo posto, lo occupo solo per virtù dello Spirito Santo. Va bene? Oh. Chiarissimo. Oh. Come chiarissimo che non gliela perdonerete mai. Voi siete troppo suscettibili. No, che non sono suscettibile. Non sono suscettibile. Oh, io voglio solo giustizia. E l'avrò. E l'avrò, sì, l'avrò. Oh. Ho ottenuto un processo in Vaticano. Oh, santo cielo. Un processo in Vaticano. Povero Don Bosco. Come povero Don Bosco? Ma tu che fai il tipo? Per me, per noi o per Caribaldino di convento? Ma per noi, ci mancherebbe. Oh. Però lasciatevelo dire, con lui siete diventato troppo spietato. No, ma che non sono diventato spietato. Se lo sono diventato solo nel nome di Dio. Oh, ecco questa lettera che cosa dice, ecco qua. Questa l'ha scritto un'eminenza di cui non ti posso fare nemmeno il nome. Non sai che novità. Ascolta. In pratica il Papa dice che obbligherà Don Bosco a chiedermi scusa pubblicamente. Domanda a tutti. Povero Papa, costringere Don Bosco a chiedervi scusa, ben sapendo che sono più di 10 anni che lo perseguitate. Oh, ma lo sai che ti stai prendendo troppa confidenza tu con me, Chiedo perdono. Oh, bravo, così si fa. Come chiederà perdono pure lui, davanti a tutti. Davanti a tutti. E voi accetterete il suo perdono? È certo che li accetterò. E poi è il desiderio del Papa. E noi ascoltiamo innanzitutto uno che sta più in sopra, più al di là e più sopra anche del Papa. Oh. E per adesso con Don Bosco cosa facciamo? Lo facciamo lavorare. Lo facciamo lavorare. Lavorare? Sì signora, io ci ho pensato. Tramite Don Giuliani ho mandato Don Bosco a fare un esorcismo. Un esorcismo? Sì, un esorcismo, così lui vedendo e toccando il male più da vicino si ravvederà, si potrà ravvedere. Ma un esorcismo? Sì signora, un esorcismo. No, diavolo! Bacia la Madonna, bacia Maria! Bacia la Madonna Ausiliatrice, baciala! Bacia la Madonna Ausiliatrice! Baciala, bacia! Bacia! Questa volta ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto noi. Portatela di là. Denascian Karedigmanna. Ma cosa dice? Denascian Karedigmanna. Ma come? Sei un prete e non riconosci la lingua di Cristo, del tuo Cristo! Sta parlando aramaico, sta dicendo, credi davvero che un uomo possa portare un peso così grande? Lo disse il tuo Cristo a Lucifero quando stava per essere catturato per poi essere
giustiziato. Ma che cosa fai qui? Faccio il guardiano di questa fanciulla. E dove eri prima? Nell'aria. Chi sei? Il male. Perché? Come perché? Perché tu sei il bene. E perché io sono il bene? Come perché? Mi hai sottratto tutti questi ragazzi al mio pascolo preferito, la strada, dove bastava buttargli un po' di mangime e sarebbero cresciuti secondo la loro vera natura, rubando, prostituendosi, uccidendo, per poi morire nel peccato. Invece arrivi tu col tuo oratorio, andiamo a pregare, andiamo a giocare, vi insegnerò un mestiere, un lavoro ben qualificato, e ora molti di loro sono medici, avvocati, ingegneri, maestri. È già qualcosa. Tu pecchi d'orgoglio e di vanità e sogni solo per te. Sognare è bellissimo, io faccio dei sogni meravigliosi. Sognare è peccato invece, sognare è peccato. Non è un peccato mortale quando illudi gli altri che la via per la salvezza sia un mondo più pulito. Il tuo mondo più pulito si sporcherà in un attimo. E io lo ripulirò. E io notte dopo notte lo ricoprerò dei tessuti. E io la mattina dopo lo ripulirò dei tuoi sputi. Contento te, Don Bosco. Il bene esiste perché esiste il male. E il bene è più forte del male. Mi deludi, Don Bosco. Questa frase te la potevi proprio risparmiare. La potevi scrivere su uno di quei volantini che andrebbero come foglie nel vento. Perché piuttosto non ti poni la domanda vera? Quale? Perché tutto questo? Perché il bene e il male? Lo sa solo Dio perché. E allora sappi che un giorno dovrai chiedere perdono a qualcuno per tutto il male che hai fatto. Se devo chiedere perdono a qualcuno, lo chiederò soltanto a Dio. Va bene, alla prossima. Prende. Non credo che ci sarà una prossima volta. E come se ci sarà? Ci vorrà un po' di inferno per te, se vuoi guadagnarti il paradiso. Ma tu non credi al paradiso? Io no, ma tu sì. Che succede adesso? Sta succedendo qualcosa di strano nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Dove? Nella sala del quadro grande di Maria. Nella mia sala, dove c'è sì, il mio quadro? Nella tua sala. Questo è il demonio. Uno ne fa. E 100 ne combina. E 100 ne pensa. Andiamo, fa, andiamo.
male. Il mio quadro è sano, è bello. Una spolverata di qua e di là, ritornerà il quadro meraviglioso, che è il quadro che mi fa sognare. Sognare. Che parola bellissima. Perché io quando dormo non dormo, ma sogno. Faccio tanto i bei sogni. Mi ricordo quando ho sognato l'avvenire dei Salesiani, che non era più un sogno, ma era già realtà. Poi ho fatto tanti altri sogni. Ho sognato. Ho sognato un girasole che baciava una farfalla, ho sognato un saltimbanco che ballava sulle mani, ho sognato la mia fede, un abito da sposa che ti salva la vita, ti protegge da ogni cosa. Ho sognato tre chiese che sorgevano in un prato, tutti quanti vanno a messa, anche chi è scomunicato. Ho sognato un bambino che correva in un cortile, il suo cuore batteva, si voleva divertire. Ho sognato Gesù, Gesù con la sua voce, mi diceva mai più, ritornerò su quella croce. Ho sognato un vascello con i miei missionari, atterrava su Marte per cercare gli indiani. Ho sognato la festa della Colorado, tutti in fila e in testa, la Madonna in gioia. Faceva il pescatore e chiedeva lui a me il senso dell'amore. Ho sognato Maria vestita di dolore, che mi diceva che è mia la colpa di tutto l'amore. Ho sognato un gabbiano che volava via lontano, e la gente dal treno a salutarlo con la mano. Ho sognato una sera troppo limpida e stellata, troppe stelle per farla una corona incoronata. Ho sognato mia madre, bella, santa e generosa, sottoterra una barca, la sua notte e la sua casa. Diceva per te, ritornerò su quella croce. Ho sognato anche Dio, sepolto dalle nuvole, che piangeva da solo e nessuno ci guardava. Le sue lacrime stanche bagnavano la gente, che se vede che piove, apre l'ombrello in un istante.
penitenza. La giustizia strabica e lo punirà, e quel prete scusa chiederà. E con la vergogna dell'agonia che massacrerà il suo cuore, e con il tormento che gli causerà la morte dell'amore, si raccomanda se l'anima oramai che l'ha visto mai lo inghiottirà. In seguito alla dolorosa questione, per sciogliere una volta per tutti i vari intoppi determinati dal difficile dibattimento riguardo al complicato caso, è stata invocata la necessità di ricorrere direttamente al giudizio di Sua Santità, che, esaminati i fatti della diatriba, ha così deciso. Don Giovanni Bosco chiederà dinanzi a questo consenso perdono alla parte offesa, e quest'ultima accetterà di conseguenza incondizionatamente le scuse. Dopodiché l'intera questione verrà considerata dal Pontefice e dalla Chiesa qui da noi rappresentata definitivamente risolta. Si dia l'atto all'esecuzione della sentenza di fronte a noi tutti. Eminenza, le chiedo perdono. Di cuore accetto il tuo implorato perdono. L'implorato perdono. Se adesso chiedo scusa è perché cosa ho fatto per amore lo sa Dio. Chiedo scusa anche a chi crede, chiedo scusa a chi ha creduto nella vita insieme a me. Se ho sbagliato a dirti solo cosa sei, se ho cercato la bellezza dentro te, ho creduto nell'amore e ho creduto in me, ma non vorrò il perdono, questo no, non porgo l'altra guancia. Solo te, non porto l'altra guancia, non me ne importa niente, non chiedo scusa al mondo se ti doglia in un istante, ma chiedo solo un bacio, chiedo l'amore a te,
chi vorrebbe solo un mondo di dolore. Il bacio della vita non porgo l'altra guancia. Ma chiedo solo un bacio, chiedo l'amore a te, perché voglio dall'amore e soltanto dall'amore. Il bacio della vita io chiedo solo un bacio. Il bacio. Forse a questo punto lo avete capito dov'è l'amore. L'amore, se vuoi, lo puoi cercare e lo puoi trovare in Dio. Ma se non sei capace, se senti che Dio non lo puoi raggiungere perché sei troppo lontano o ti ritiene un peccatore o un miscredente, allora l'amore che ti dovrebbe accompagnare per tutta la vita, quando non sai dove trovarlo perché nel tuo cuore non lo trovi, allora costruiscilo con la forza della ragione, scolpiscilo con le armi che ti dà la logica e vedrai che ad un tratto nella tua mente scoprirai l'anima. Ci vuole fatica, ci vuole lavoro e sudore, ma vedrai che col sudore la mente prima o poi troverai il cuore. Lui simpaticamente già lo sa, per sapere davvero cosa sei, un'occhiata d'intesa basterà.
poterle sfruttare per il bene della nostra comunità. Ringraziamo Alessandro, Alessandro, bravissimo sei stato. Non soltanto stasera, ma in tutte le prove ci hai dato molto, tanto ci hai dato. Ripeteremo chiaramente se dobbiamo dire grazie a quanti si sono prodigati per questa serata, finiremo domani mattina. Il Signore sa tutti quelli che si sono generosamente messi a disposizione per il bene della nostra comunità. E quindi ringraziamo tutti e ciascuno, ma soprattutto in modo del tutto particolare ringraziamo il Signore che ci ha dato stasera questa forza di poter annunziare il Vangelo. Lo ripeteremo di nuovo per la festa di Sant'Antonio d'Agosto, il lunedì della festa. Grazie di cuore, bravissimi!